Eccolo Stefano Maia, ragazzi, ecco tutti quanti carichi in pante arzine del canale. Vi ho riportato nuovamente Francesco a trovarci. Un saluto da tutti. Salve a tutti. Ciao, piacere rivederti. Fa. Grazie, dopo Allora, 2 settimane di vacanze in Italia, sono tornato in Scozia. ho aspettato che finissero le vacanze, così potevamo parlare di nuovo di argomenti molto interessanti, anche andare a fare un riepilogo di alcune tematiche che ormai sono vecchie, perché parliamo di delitti e i motivi per cui se n'è andato via, però altre sono doverose perché parleremo anche di potenziali acquisti di mercato e cessioni eventuali. Quindi ti chiediamo subito perché De Ligt veramente se n'è andato dall'Italia e dalla Juventus. Ma secondo me, e se ne parla anche qui nel Regno Unito, è una questione di appeal della Serie A. Lui non è voluto andare direttamente al Chelsea perché il salto secondo lui era troppo. Cioè, la Premiership, la differenza tra Premiership e Serie A è parecchia. Quindi ha preferito andare nella Bundesliga perché come tipo di gioco sono molto vicini alla Premiership, so anche loro giocano abbastanza veloce, abbastanza fisico, molto propositivo e ha preferito andare al Bayern che comunque è una squadra, diciamo, top a livello europeo. Poi penso che con Nagelsmann lui legherà abbastanza bene, però c'è il fatto che l'appeal della Bundesliga ormai ha raggiunto la Serie A e la sta superando. Ricordiamoci che quasi tutte le squadre della Bundesliga, non tutte, quasi tutte, hanno stadi nuovi, con strutture Ecco. nuove e quello conta. Quindi in Italia siamo molto indietro, perché chi ce l'ha lo stadio di proprietà? La Juventus, il Sassuolo, che poi è lo stadio della Reggiana, Sì, che poi esatto. E poi l'Udinese e l'Atalanta hanno rifatto da poco. Ci sono altri stadi che adesso debbono essere rifatti, ma ancora siamo. Però le vostre squadre sono ancora in alto mare qui in Italia, eh? Vero. Quindi se consideri Napoli, no, uno stadio veramente, Eh sì, lasciamo la perdere. struttura vecchia. Poi Inter trovate Diego Milan. Armando Maradona, devi fare uno stadio nuovo, insomma. Vabbè, comunque lasciamo perdere, questo è un altro discorso. È una questione di Giusto, giusto, vero. appeal. Secondo me lui vede la Bundesliga come un campionato più competitivo rispetto alla Serie A oggi come oggi e secondo me ha ragione. Infatti ci hanno appena appena superato come introiti di televisivi. Ah, La Bundesliga ci ha cavolo, proprio questo. un pelino superato quest'anno. Ricordiamoci che la Premiership fa circa 4 miliardi di euro, più di 4 miliardi di Ok. euro come introiti televisivi. Il doppio della Liga Ah, quindi, è cavolo. 4 volte rispetto alla Serie A, un po' meno di 4 volte rispetto alla Bundesliga. Non ho Però la capito, Bundesliga quindi. sta venendo su, eh? Sta venendo su perché hanno tutte strutture nuove adesso. Mentre invece in Italia siamo indietro, molto indietro con queste, con le strutture. E Sì, secondo me sono questo d'accordo. conta. E secondo me questo. E poi lo vede come un campionato proprio più competitivo. Sto vedendo che le squadre tedesche stanno giocando in maniera, non per, in maniera molto più propositiva. Tipo di gioco molto simile alla Premiership, non per niente l'Eintracht Francoforte quest'anno ha vinto l'Europa League Eh sì, è vero, è vero. Ha buttato giocando fuori molto Barcellona, bene. mi sembra vero, giocando molto Come? bene, sì. E Hanno il giocato molto Barcellona bene. è uscito prima, in Sì, semifinale. hanno eliminato il Barcellona nei quarti o in Sì. semifinale, adesso non ricordo. Sì, mi sembra semifinale. C'era il Lione dall'altra parte con i Rangers Sì. e Barcellona. E quindi anche questa cosa qua fa spaventare da un lato perché noi siamo il quarto campionato adesso e poi. Attenzione alla Ligue 1 Alla Ligue 1 che e sta salendo la perché Lega vabbè, c'è portoghese che giusto, giusto, è vero. la Lega portoghese non penso che ci farà paura, ma la Ligue 1 sì, quella sì, perché adesso ha già alcune squadre hanno gli impianti nuovi, vedi Paris Saint-Germain, Marseille, Lione lo sta facendo anche la ristruttura però stanno pensando di fare un nuovo stadio. E insomma, il Bordeaux anche vuole fare una nuova struttura. Insomma, ci sono cose che si stanno. Sono ancora un po' indietro rispetto alla Serie A. Loro hanno solo il Paris Saint-Germain, il Marseille, il Lyon, queste squadre. Lille ha fatto bene, però quest'anno non ha fatto. È andato un po' giù, hanno venduto dei pezzi pregiati. Però la Ligue 1 sta venendo su, anche loro stanno venendo su con un bel calcio. Quindi vedremo. Secondo me, questo è il motivo.
principale per cui De Ligt se ne sia andato dalla Juventus. Vedeva il Bayern come un'opportunità migliore, poi gli danno anche più soldi, quindi ecco. Comunque, quindi, esatto. Io vorrei fare i complimenti alla dirigenza Juve, perché secondo me hanno fatto la cosa giusta e si sono mossi bene, perché lo hanno venduto e l'hanno sostituito. Esatto, e poi hanno fatto anche una genialata a livello economico, perché hanno mandato via uno che, diciamo, costava 60 milioni in questo momento del transfer market, l'hanno venduto a 80, compresi bonus, perché sono 67 più bonus, però non paghi d'ingaggio 8 più bonus, che arrivi a 12, ne paghi 5 a Bremer, quindi risparmiano sull'ingaggio, prendono dei soldi che non avrebbero più preso quest'altro anno, mai. Sì. Quindi complimenti, sì, lo dobbiamo dire, perché sì, poi Bremer secondo è me, arriva bene che Rubini si sono mossi bene, ma gli va dato atto, si sono mossi bene in questa campagna acquisti. Fino adesso non ci sono state telenovele, come abbiamo visto con Marotta, che tutti così un genio, però ne abbiamo avuto telenovele con Marotta, insomma. Invece sono mossi bene, hanno capito che potevano prendere 80 milioni di euro da De Ligt, hanno capito che lui voleva andare via, quindi o prendevano 80 milioni di euro adesso o niente, perché il prossimo anno De Ligt sarebbe rimasto, perché non prendevi 80, ne prendevi 40, perché andava a scadenza, quindi e lo potevi perdere, e c'era la possibilità di perderlo a zero, quindi hanno deciso, vabbè, vuoi andare via, vai, e l'hanno sostituito il giorno dopo con Bremer, quindi ottimo. E quindi, tornando a questo discorso, quindi, proprio della cessione di De Ligt, quali sono le altre cessioni, Fra, che tu vedi profilarsi all'orizzonte, diciamo, nell'immediato o entro fine agosto, non so. Allora, se come cessioni, il sogno proibito è Ramsey. Perché abbiamo questo contratto, abbiamo, io no, la Juventus. La Juventus come società hanno questo contratto di 7 milioni di euro più bonus, che non prenderà mai bonus Ramsey, sul groppone. Ha un contratto da top player e praticamente non si è mai visto. Ha giocato pochissimo, sempre infortunato, poi va in nazionale, sta benissimo, gioca bene. Non lo so, secondo me è venuto a svernare lui in Italia, se devo, dire, se devo essere sincero, quello è stato un grande errore di paratici. Sì, è stato un grande. Sì, è stato un grande errore di paratici. Penso Arthur sia nella lista dei possibili partenti. Non si è mai inserito né con Sarri né con Pirlo, eppure di occasioni ne ha avute, ha avuto anche un infortunio, è stato operato, ma non ha mai convinto, sembra sempre fatto il compitino, il passaggio, passaggini. Sì, è vero, è vero. È un giocatore tecnicamente valido, però anche lui sarà difficile da piazzare, perché ha un prezzo abbastanza alto, sia come ingaggio che come, perché la Juve l'ha preso 72 milioni di euro. Tipo, sì, bravo, l'ha scambiato coi bonus con con Pjanic, Pjanic, facendo tipo la plusvalenza su Pjanic e sì. beccandosi uno più giovane. Sì, Solo che però adesso lui prende 5 milioni e mezzo, vero? E la quota d'ammortamento è attorno ai 47, forse è difficile. è difficile, è difficile. Chi te lo piglia? No, non vedo squadre. C'era stato un interessamento dell'Arsenal, poi si era raffreddato. Adesso sembra che l'Arsenal stia tornando. La Roma forse lo prende per lo Zaniolo, forse no. Insomma, Mourinho non è molto convinto di questo giocatore. Vedremo. La vedo dura. Cioè, non voglio essere nei panni né di Arrivabene né di Cherubini, che lo debbono andare a vendere, perché secondo me Sì. sarà tosta, eh? Sarà molto tosta, riuscire a venderlo. Quindi loro si sono trovati un po' a dover lavare i panni sporchi delle Di dirigenze Paratici, vecchie. della vecchia dirigenza, corretto, sì, della vecchia dirigenza. Quindi io non so. Quindi vedremo come andrà a finire, ma la vedo tosta, la vedo tosta come cessione, Quindi anche questi sono perché i non ha due nomi più mercato. papabili, giusto? Perché sono i due nomi più papabili o ne vedi altri in uscita, in difesa, in attacco? Io vedo bene, allora, qui c'è una novità. Ecco, C'è quello scoop. Rabiot che non parte per la tournée.
ha annunciato oggi che lui non andrà in tournée. Rimane a Torino per la preparazione atletica e per motivi personali. Ah, quindi potrebbe incontrare qualcuno. Quindi potrebbe essere che Rabiot sia un indiziato alla cessione. Non ha mai convinto, anche se nelle ultime partite con la Juve Allegri lo ha messo nella sua posizione naturale, che è quello di incontrista. Che lui è fisicamente forte e quindi in quella posizione lui rende meglio. Rende meglio. Però questo fatto che lui non vada in tournée è un po' strano. Molto strano. Tra l'altro, strano. Dopo che l'hanno accostato al Liverpool, l'hanno accostato ad altre squadre. Al PSG, ma al PSG, non penso che torni al PSG, perché si è lasciato male col PSG, è andato via in maniera polemica. Solo che c'è una nuova dirigenza al PSG, quindi potrebbe darsi che lui non andava d'accordo con Leonardo. Quindi era una cosa, diciamo, relegata a quel nome lì, non era... Quel nome lì, quindi adesso che non c'è più, può darsi che voglia tornare, che lui è di Parigi, vive ancora con i genitori, quindi può darsi che lui voglia tornare, capito? Di altri scambi si parla di Rugani. Ok, ecco, questo Rugani è interessante. Potrebbe andare via perché c'è un discorso con il Bologna circa uno scambio Rugani-Arnautovic. Secondo me si potrebbe fare. Solo che poi se dai via Rugani c'è la coperta un po' corta in difesa con i centrali, perché avresti Bremer, Bonucci, Gatti al momento. Io ho sempre detto che Bremer è il sostituto di De Ligt, però bisogna anche prendere il sostituto di Chiellini, quindi la Juventus sarà necessariamente prendere un altro difensore centrale. Ecco, ci agganciamo proprio a quel discorso lì, bravo Fra. Adesso sia non lo so. Se dici Milenkovic, che se ne sta parlando tanto, no? Che l'ho visto su tutte le news del momento, infatti ne sto parlando anche nei miei video. E lo vedresti bene anche come jolly per Allegri nella difesa a tre, sganciando Alessandro da compiti osceni di difesa, e visto che comunque io parlo di Milenkovic. Sì, parliamo di Milenkovic, e è un giocatore di difesa molto duttile. Può fare il centrale sia a destra che a sinistra, e può giocare benissimo perché faceva il terzino inizialmente lui quando giocava in Serbia, è nato con quel ruolo lì, poi si è trasformato in centrale, ha fatto un pochino lo stesso cambiamento che tecnico-tattico che ha fatto Chiellini, era terzino sinistro Chiellini, in gioventù poi diventato centrale. Milenkovic ha fatto la stessa cosa, è partito come terzino destro poi è diventato centrale, e può giocare anche a sinistra, qualche volta è stato impiegato anche come terzino sinistro in situazioni di emergenza, però si è adattato bene, non solo, ma è molto bravo negli inserimenti su calcio d'angolo in attacco. Okay. Quindi io lo vedo molto molto bene in una difesa 3 e una difesa 4, è uno di quei giocatori che può giocare qualsiasi tipo di difesa 3 o 4, lui si inserisce, si trova bene, e poi è serbo, quindi è un tipo tosto, è da prendere, anche si può prendere anche facilmente, perché ha una clausola rescissoria di 15 milioni di euro, quindi non devi neanche andare a trattare con Comisso, devi trattare solamente con il suo agente, che è Ramadani, se non ricordo male. Lo stesso agente di Koulibaly, perché Ramadani aveva raggiunto l'accordo con la Juventus circa l'ingaggio di Koulibaly per poterlo andare. Poi Koulibaly ha detto che non ci voleva andare alla Juventus perché, secondo me, anche giustamente, non voleva fare lo sgarbo ai tifosi del Napoli. È stato onesto. Io non ci vado perché non... Lui l'ha sempre detto che non sarebbe andato alla Juventus per non fare uno sgarbo ai tifosi del Napoli. E lì, anche qui, devo fare i complimenti alla dirigenza, invece di insistere, cercare di convincere, hanno visto che non la era pista, cosa, bravo, no, sapendo che sì, e lui è andato al Chelsea. Quindi abbiamo dei buoni rapporti con Ramadani, rapporti con Ramadani, e dovrebbe essere facile raggiungere un accordo. Poi basta mandare un fax alla Fiorentina dicendo che si paga la clausola rescissoria, non devi neanche trattare con commissione. Esatto, tanto noi abbiamo ancora i soldi d'avanzo
sono ancora i soldi di De Ligt e di altre cessioni che sono state fatte, che hanno portato circa 17 milioni di euro, quindi te lo paghi tranquillamente. Milenkovic poi come ingaggio non dovrebbe essere neanche uno sforzo di quelli estremi, perché penso che con te 4 milioni di ingaggio lo porti, più bonus. Sì, porti, sì, alla grande. Sì, sì. E poi l'unica cosa è che Milenkovic va al mondiale. È vero, questo è un altro dettaglio, no. Non da poco. Breve no, perché è brasiliano, sì, ma non è mai stato convocato. Non solo, ma sta per prendere la cittadinanza italiana. Ah, okay. Quindi, questo è interessante. Non se questo è interessante. Il Brasile non lo convoca, lui potrebbe rispondere a un'eventuale chiamata di Mancini, perché la moglie, Bremer ha la moglie italiana, sta prendendo la cittadinanza. Quindi se lui risponde alla chiamata della nazionale italiana, al mondiale non va a Bremer. Bene, bene, avremo uno fresco. Quindi, da... quindi è da comunque lui non è mai stato convocato alla nazionale brasiliana. È vero, questo mi risulta, infatti... Mai convocato, quindi... È strano in perché teoria non dovrebbe andare al mondiale. Beh, sai, gioca nel Torino, non è che sia una squadra di prima, di prima fascia, quindi certe volte, sai, i brasiliani in giro ce ne stanno tanti, quindi Tita non può prendere a convocare quelli che giocano nelle squadre top perché hanno esperienza di Champions League, magari di Europa League, Coppa Europea, hanno esperienza internazionale, Bremer non ha esperienza internazionale. Vero, bravo, hai ragione. Su questo ha giocato in Serie A bene, è stato il miglior difensore della Serie A nell'ultima stagione, però non ha giocato mai una partita né di Europa League però... né di Champions League né di Conference, sì. Niente. Quindi gli manca l'esperienza internazionale e Tita è un tipo che considera molto l'esperienza internazionale. Poi ce li hanno i giocatori, non è che sono senza difensori centrali in Brasile, sì, quindi ce li hanno. Capito? Quindi altri bisognerà guardare se riescono a dar via Alexandro, ma la vedo dura. C'è un sarebbe... 6,5 milioni di euro. Sì, andrà bravo, a scadenza. Andrà per scadenza. Uno così al 2023 tosta, tosta. Andrà a scadenza. Infatti... Anche perché le ultime tre stagioni di Alexandro sono state deludenti. Proprio deludenti, sì. Ma non se lo vuole prendere nessuno perché chi gli dà tutti quei soldi? Sarebbe una follia vera e propria perché... Sì, di facciata è uno che è il titolare nel Brasile, ma non vuol dire niente. Cioè, sì, vabbè. Cioè, ma non ti dà... Non è che stranamente ti dà nel Brasile gioca benino. Stranamente sì, nel Brasile gioca benino. Ci fermiamo quando qui, è... la diciamo lì, la buttiamo lì come una frase, senza sì. Voler dire niente, ma ci siamo fatti capire. Ci siamo fatti capire. Potrebbe tornare utile, sai. Potrebbe tornare utile Alexandro se lo metti come esterno sinistro a far rifiatare gli esterni d'attacco, che quando l'hanno messo lì qualche gol l'ha fatto, quindi non è proprio... Infatti non è proprio scarso. Lì, non è scarso, secondo me è una questione di testa. Si sente depresso, come le ali tarpate, quando è in difesa non riesce a esprimersi... Non riesce. Anche perché penso che non sappia cosa fare, non ha istruzioni precise, forse va a vedere, non lo so, però lo vedi che proprio si guarda in giro come di che faccio. Sì. Perché io quando all'inizio giocava troppi molto bene. Difensivi. Troppi dettami difensivi in testa, aspetto la giocata, sì. Contenimento, questo qui gli toglie potere. Invece dovrebbe essere, secondo me, il classico terzino sinistro da 3-5-2. Che va, devi andare giù, non lo devi fermare. Sì, sì, è vero, e bravo. Poi chi sta dietro lo copre. Sì, è un po' indietro il comodo suo. Un campione, però sarebbe un giocatore discreto. È un buon giocatore. Serie A. È sì. Un buon giocatore. È sul viale del tramonto, penso che finirà il contratto con la Juve e poi andrà via da qualche altra parte. Magari torna in Portogallo, o torna in Brasile, non lo so. Vedremo. Altri cessioni? Altri si parla molto di... C'è Ranocchia che pare che debba passare al Monza in prestito secco per fare esperienza. Poi i giovani, non so chi rimarrà dei giovani tra Miretti, Fagioli e Rovella. Io li terrei tutti e tre perché con tanti centrocampisti che vanno al mondiale penso che qualche rincalzo ci voglia la coperta lunga quest'anno. Potrebbero far bene, sì. Potrebbero far bene perché sai questi sono gasati, se ci possiamo... soprattutto Miretti e Fagioli li ho visti
che vogliono proprio tornare e fare bene alla Juventus. Quindi mandarli in prestito in un Empoli o in un Bologna e poi magari fanno panchina. Guarda, io ti cito un esempio che ho visto nella Premiership. C'è stato un giocatore del Chelsea, si chiama Gallagher. Ha fatto un ottimo campionato con il Crystal Palace. Con un allenatore che secondo me è molto interessante, che è Patrick Vieira, ha completamente stravolto la squadra, tutti in attacco. calcio molto, ha creato, è riuscito a vincere in casa del City quest'anno, 2-1. Mi ricordo. Chelsea gli ha prestato Gallagher per un anno, prestito secco di un anno, però con la clausola che doveva giocare titolare. Cioè, il Chelsea gli ha detto, io te lo do in prestito, lo devi far giocare. Siccome non avevano... questa è la mentalità. Quello sì, mentalità... io te lo do, me lo devi far giocare, perché se no non te lo do. Che senso c'è? Poi no, mandi in panchina. Calano, proprio calano di rendimento. Poi sfido un giovane, lo metti sempre in panchina a guardare gli altri, dice, ma mai vede qualche giocatore di 32 anni che cammina per il campo, dice, io posso correre il doppio. Esatto. Allora, dagli torto, infatti. Dagli torto, quindi... allora, o lo mandi per giocare titolare, gli metti la clausola, deve giocare 20 partite titolare. Ok, allora così ci può stare, se no te lo tieni e lo fai giocare come rimpiazzo. Cioè, il giovane impara di più a stare con i campioni che non con le mezze tacche, diciamo. Sì, capito? È vero, è vero. E, quindi, e poi li lanci, come fu da noi Marchisio, fu mandato all'Empoli, nell'Empoli giocò titolare una stagione, lui è Giovinco, poi tornò. E Marchisio diventa una pedina importante nello scacchiere della Juventus. Quindi sì, è la pura riprova che alla fine se uno dà una chance a un giovane, che però deve avere la mentalità ovviamente, ma lo deve sapere il dirigente, è il suo lavoro, e se il giovane ha spazio, difficilmente non esplode, se c'ha talento. Beh, e bisogna smetterla di dire, ah, ma non si chiamano Gavi, Pedri, Foden, lo so che i nomi non sono... Va bene. Non hanno questo appeal, no? Esotico. Però se il giocatore è valido, anche in Italia abbiamo dei campioni che possono diventare come quelli, però devi dargli, come hai detto te, devi metterli nelle condizioni di Devi metterlo in giocare o in condizioni. Serie A subito o nelle categorie minori, ma 90 minuti Devono giocare oppure... titolari. Devono giocare titolari. Adesso io sono un pochino così Te poi sei preoccupato tipo... come italiano per il futuro di Raspadori e Scamacca, perché se rimangono al Sassuolo rimarranno delle mezze tacche. Eh sì, Devono è andare vero, in è vero. squadre più competitive anche all'estero, perché devono crescere. No. Scamacca, chi impara al Sassuolo? Nessuno. Nessuno. Se Ma lo mandi al infatti. Manchester United, per dire, che sta con Cristiano Ronaldo, è qualcosa impara. Devono smaliziarsi, sì, perché poi c'è... L'esperienza, la tecnica, tante cose. Tante cose. Adesso vedrai che secondo me che laterale destro della Juve, migliorerà parecchio perché c'è Di Maria in squadra. È vero, sarà un ottimo, come si dice, allievo per Di Maria, sì, Allievo, anche sulle... potrebbe essere un buon. Secondo me non è un fuoriclasse, però un buon giocatore, potrebbe diventare un buon giocatore. Bravo. Ricordiamoci che la Aggiunge per... Juventus ricordiamoci che la Sì. Juventus di Lippi aveva un certo Diligo che non era un fenomeno, però È vero. faceva il suo. Si Non è che sì, si dice se, la sua legna. con tutti con 11 fuoriclasse, ci vogliono anche i gregari, Hai ragione, capito? perché danno quell'umiltà, quella fame che anche i campioni a volte Certo, non hanno. certe volte non hanno. Cioè, si imitano a vicenda, diciamo, il campione imita il gregario che ci dà Certo. tutto, invece il campione tende a guardarsi le unghie, no? Un po' a specchiarsi, Sì, dice ormai, mentre... invece magari ci stanno i gregari che hanno carattere, dice tu, andiamo avanti, forza. Cavolo. Capito? Conte era uno di quelli, Conte non era un fuoriclasse, era un buon Conte, giocatore, bravo, vero. però era un tipo, come si dice a Roma, Gagliardo. Gagliardo, In sì. campo si Sì, faceva sentire, era un leader. Ci vogliono anche quelli, capito? parlando proprio di questo discorso di leader, di giocatori che ci servono, no? Chi vedresti, oltre a quelli di cui abbiamo parlato, perché avevi anche un nome inedito, l'ho lasciato la chicca a fine video perché ce l'avevi solo te ed era la chicca misteriosa per il mercato, no? Quindi vogliamo sapere quella secondo le tue fonti e poi...
il regista se potrebbe arrivare una punta di supporto a Vlahovic e magari il Morata back, perché ormai se ne sta parlando, non so come la vedi. Dunque, parto da Morata, io secondo me lascerei perdere, ma comunque. Però è uno che si è sempre impegnato in campo, Morata non gli puoi dire niente per l'impegno, però vabbè, diciamo prende che parecchio di stipendio, ha 29 anni, non è che proprio sia di primo pelo, però è attaccato ai colori, quindi è come si dice in inglese, un mixed feeling. Sono un po' indeciso su Morata. Sì, da una parte mi farebbe piacere, dall'altra parte dico, ma che lo prendiamo a fare? C'è Paredes, c'è questo interesse, solo che c'è adesso l'interesse del Manchester United per Paredes. Solo il Manchester United non fa la Champions League quest'anno. Quindi Paredes... Non c'hanno più soldi, sono debitati da call. È sempre l'appeal, no? Non fai la Champions League, quindi dice che faccio. Ok? Quindi diciamo che come mercato Paredes ha solo degli interessi dallo United e basta. E basta, squadre... principalmente la Juventus. Principalmente la Juventus. Buono. C'è stato un interesse del... Perché il problema è questo. Ten Hag vuole prendere De Jong. Ah, e anche il sogno proibito della Juventus. Ci sarebbe l'accordo tra le due squadre? Ma... De Jong ha dei problemi, gli debbono dei soldi, il Barcellona deve dei soldi a De Jong, quindi De Jong ha detto o mi date questi soldi o non me ne vado. Ah, ho capito. No, sì, perché sembra che De Jong voglia rimanere al Barcellona perché è attaccato al Barcellona. No, De Jong a Manchester United ci andrebbe pure perché è molto attaccato a Tenaglia. Sì. Invece è una questione di soldi, se non risolvono questa questione economica, De Jong ha detto che lui non si muove. Okay. Quindi evidentemente se sbloccano questa cosa qui economica, fra il cartellino di De Jong rimarrebbe così alto oppure il Barcellona diciamo lo smollerebbe anche per il fatto dei debiti che ha e abbasserebbe il valore del cartellino? Secondo me no, perché il Barcellona ha bisogno di soldi e quindi tenderà a... C'è già l'accordo comunque, si parla di circa 80 milioni di sterline? Se non ricordo può, male, può essere. 80, sì, 80 sì. Milioni di euro, perché adesso con la brutta mi sto confondendo. Credo che sia 80 milioni di sterline. Credo che sia di sterline. Comunque ha una quotazione sempre alta. Barcellona e Manchester United sono d'accordo sul prezzo, non è un problema. C'è anche l'accordo tra l'agente di De Jong e il Manchester United sullo stipendio. C'è questa cosa dei soldi che De Jong dovrebbe prendere, adesso non lo so perché, non me lo chiedere perché me l'hanno detto, ma io non sono molto bravo a questa situazione finanziaria. Sì, sì, sì. Comunque, se non si sblocca questa cosa, De Jong ha detto che non si muove da Barcellona e che è un grosso danno per il Barcellona perché non possono sbloccare il mercato. Hanno preso Lewandowski, quindi si sono impegnati parecchio, quindi se non danno via De Jong non vanno da nessuna parte. De Jong è anche il sogno proibito di John Elkann, ma rimarrà tale secondo me, non viene. Immagino, infatti io l'ho buttato lì come in qualche video come titolo, ma molto mite, nel senso Elkann spinge per lui, non ho detto il niente discorso di Ligt. È lo stesso discorso. Su De Ligt c'è solo una sorpresa, sembra. Vai che ci sia un grosso interesse, perché questo è Cherubini, Cherubini sembra che abbia trovato l'accordo con l'agente di Gnabry del Bayern Munich. Perché lui sa benissimo, e secondo me Cherubini ragiona bene, bisogna lasciarlo lavorare, perché Cherubini non è stupido, sta bene. Ha dimostrato di essere molto lesto. Sì, sì. Gnabry è un po' scontento di come gioca il Bayern Munich. E Cherubini sa benissimo che Di Maria tra un anno andrà via. Quindi deve pensare a sostituire Di Maria. E Gnabry non è un profilo cattivissimo, anzi, è un ottimo profilo. È un ottimo giocatore, sì, sì. È un ottimo giocatore, ok? Quindi è un ottimo giocatore.
Quindi staremo a vedere, ci sono delle voci che mi sono arrivate che la Juventus sarebbe interessata a Gnabry. Può darsi che lo prendano in questa sessione oppure tra un anno, ma l'interesse c'è ed è reale. Che poi si concretizzi, ecco, questo non lo so. Gnabry potrebbe anche dire no, io alla Juventus non ci voglio andare. Beh, questi sono affari suoi. Più che però legittimo. Questi dei sondaggi ci sono stati. Quindi staremo a vedere. Secondo me la Juventus sta facendo una buona campagna acquisti, non eccezionale, perché non hanno preso Molina. Però vedremo, da qui al 31 agosto potrebbero succedere diverse cose. Chissà perché l'Atletico Madrid non è ancora chiuso, sembrava che dovesse fare le visite mediche in 4-4 ore. Sembra che non sia più interessato l'Atletico di Madrid. Quindi uno spiraglio di luce c'è, perché uno spiraglio noi abbiamo di luce ancora fatto il turbino. Perché se noi, per dire, facciamo un prestito secco con obbligo di riscatto, ecco, e sì, lo fermiamo con le poche cifre che mi è rimasto da De Ligt, sì, e mi sembra che ci siano avanzati attorno ai 25 milioni. 25 giusto? Milioni, quindi sarebbe fattibile l'acquisto di Molina, però costa tanto, 30 milioni è tanto. Ecco. 30 milioni è sinceramente tanto. Per un terzino, secondo me la giovane. Juventus, anche se l'Atletico Madrid dice che non lo vuole prendere per 30 milioni, si vede che è tanto. Quindi secondo me la Juventus, può darsi che lo terranno lì un po' in caldo all'Udinese un altro anno e poi il prossimo anno se ne riparla. Andremo avanti con quelli che abbiamo, Danilo, De Sciglio, Quadrato all'occorrenza. Poi vedremo. Quindi, va bene, Va bene. Sì, sì. Direi che abbiamo fatto una bella chiacchieratona, bella densa, sì, di contenuti. Bella come al solito, è interessante. Sì, bella, veramente. Molto piacevole. Okay. Quindi ti aspettiamo volentierissimo un'altra volta e se ci sono delle domande te le farò avere tramite la chat e magari nelle prossime volte appunto ti farò delle domande mirate di alcuni follower che magari hanno qualche idea da chiarire. Grazie ancora, una buona giornata. Arrivederci a tutti, ciao.